Ti adoriamo Gesù, ti adoriamo qui e in tutte le chiese del mondo, in tutte le chiese d'Europa. Signore Gesù, questa sera vogliamo pregare per tutta l'Europa cristianizzata. Ti adoriamo Gesù e ti chiediamo che la fede seminata dagli apostoli, da tanti apostoli che hanno piantato la Chiesa nelle diverse regioni d'Europa, ti chiediamo Signore che questa fede rinverdisca, che questa fede che è minacciata da dottrine erronee, da religioni diverse dalla cristiana, e soprattutto dall'indifferentismo religioso, dai costumi morali perversi, fa, Signore, che questa fede sia rinsaldata nei buoni, sia incrementata nei deboli e sia ripristinata in tante e tante classi della società europea. Signore, l'Europa ha un regime laico, ha un regime cristiano, pur avendo una civiltà cristiana. Signore, ti chiediamo la salvezza dell'Europa, la salvezza della nostra fede, ti chiediamo la salvezza della fede in Italia, nella Sicilia, nella nostra città, ma che non ci creiamo delle illusioni. Oggi la fede è venuta meno, c'è una fede labile, una fede esteriore, non una fede che permea i costumi e ci rende veramente cristiani. Anche i praticanti non vivono di fede, ma vivono di pratiche, ma la loro vita è paganeggiante. Signore, ti chiediamo, rinverdisci la nostra fede, aumenta la nostra fede. Lode e gloria a te, Signore. Si aveste fede come un granellino di senape, poteste dire a questa montagna spostati, ed essa si sposterebbe, e all'albero di gelso mettiti nel mare, e l'albero si metterebbe nel mare. Signore, tu hai fatto ricorso a questi due paradossi per dirci che la fede opera meraviglia. Del resto hai detto, nulla è impossibile a chi crede, nulla è impossibile. Noi abbiamo una fede debole, ti chiediamo, Signore, di credere. La fede, oh Signore, è un dono tuo, e senza questo dono tuo noi non possiamo credere. Non sono gli argomenti di ragione che possono convincerci. La fede non è una convinzione, la fede è un dono. Ti chiediamo questo dono, ma noi già abbiamo questo dono. Incrementa questo dono, Signore, e fa che noi lo facciamo aumentare, lo facciamo crescere, praticando le opere della fede, le buone opere. Lode e gloria a te, Signore. Che dice la Scrittura? Vicino a te la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo, poiché se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la salvezza e la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura, chiunque crede in Lui sarà salvo. Signore, credere col cuore e confessare con la bocca,
la parola è dentro di noi, la parola a cui noi crediamo è dentro di noi, la parola è Cristo, che è dentro il nostro cuore, è a Lui che noi aderiamo, a questa parola di vita, ed è per questo che noi viviamo, per la parola. Però questa parola deve farsi anche fede per gli altri, per questo dobbiamo anche professare la fede, esplicitare la fede con la nostra bocca e con le nostre opere. Il mio giusto vive di fede, dice il Signore. Signore, noi vogliamo credere e vogliamo manifestare questa fede. Non dobbiamo avere bisogno, non dovremmo avere bisogno di segni, di miracoli e di altro. La fede dovrebbe bastare a noi, però aiuta, Signore, la nostra debolezza. Aiutaci a credere, o Signore, con il padre di quel fanciullo epilettico che tu guaristi. Ti diciamo, Signore, aiuta la nostra fede. Aiutaci a credere, Signore, perché nella fede è la nostra salvezza. Ma aiutaci, Signore, a manifestare questa fede con le opere di fede, che sono le opere di Cristo in noi, le opere buone, che sono opere di fede. Signore, fa che noi operiamo in conformità alla nostra fede, altrimenti la nostra fede è inerte e come morta. Lode e gloria a te, Signore. Chiedete e otterrete, bussate e vi sarà aperto. Signore, tu parli al plurale, e cioè chiedete insieme, bussate insieme. Non chiedi e otterrai, non bussi e ti sarà aperto, ma si dice così. Noi che siamo in due o tre raccolti nel tuo nome, perché tu sei in mezzo a noi, dici a questo nucleo di pochi o di molti, a plurale, chiedete e otterrete, bussate, vi sarà aperte, insistete. O Gesù, questa sera, sulla tua parola, noi vogliamo chiedere e siamo sicuri di ottenere. Ti vogliamo chiedere la guarigione di tutti, la guarigione fisica di tutti, cominciando da me, cominciando da quelli che mi stanno accanto. Gesù, sulla tua parola, noi tutti insieme ti chiediamo la guarigione. La guarigione per tutti. A te non è difficile salvare in pochi o salvare in molti, guarire uno o guarire tutti. Tante volte guarivi tutti, con un gesto della mano guarivi tutti. Questa sera, Signore, nella fede ti preghiamo di guarirci tutti, darci un segno della tua guarigione. Noi ti chiediamo la guarigione fisica, la guarigione morale, la guarigione spirituale, la guarigione psicologica. Ti chiediamo la guarigione delle nostre piaghe interne, delle piaghe esterne, delle malattie del corpo, delle malattie dello spirito. Signore, guariscici. Fratelli e sorelle, gridiamo al Signore, confessiamo che Lui è il Signore e ci può guarire, ma chiediamo al Signore la guarigione con tutta la nostra fede e crediamo che il Signore ci può guarire, anzi ci vuole guarire. Il lebbroso diceva, il lebbroso di domenica scorsa, se vuoi puoi guarirmi. E Gesù disse, lo voglio, guarisce. Signore, ti chiediamo di volerci guarire. Ti chiediamo di volerci guarire, guariscici, oh Signore. È la tua Chiesa che grida, guariscici, oh Signore.
diciamo tutti, Signore, io sono malato. Signore, io sono molto malato. Signore, io continuo ad essere ammalato. Abbi pietà di me. Guariscimi, oh Signore. Signore, apri le tue piaghe e versi il tuo sangue sulle mie ferite, sulle mie malattie, e guariscimi, oh Signore. Signore, io sono malato, io sono molto malato, io continuo ad essere malato. Stendi la tua mano, e guariscimi, oh Signore. Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 9. E avvenne che mentre Pietro andava a visitare tutti, si recò anche dai fedeli che dimoravano a Lidda. Qui trovò un uomo di nome Enea, che da 8 anni giaceva in un lettuccio ed era paralitico. Pietro gli disse: Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alzati e rifatti il letto. E subito si alzò, lo videro tutti gli abitanti di Lidda e di Saron e si convertirono al Signore. O Signore, questo miracolo è ordinato alla fede. Tutti si convertirono. Si convertirono più per il miracolo che per la predica di Pietro. Perché tu, o Signore, anche attraverso i miracoli pianti la fede. Perché il miracolo è una tua parola, è un dabar. Significa parola di Dio, tu parli con i fatti, parli con le parole, ma parli con i fatti, e sono le tue parole, o verbali, o di fatto, che fondano la nostra fede, trasmettono la nostra fede. Signore, ti chiediamo questa sera di guarirci tutti, e la guarigione di qualcuno di noi sia veicolo della conversione di tutti a te, perché abbiamo ancora bisogno di essere convertiti a te. Siamo sì dei cristiani, ma non cristiani convinti, cristiani professanti, cristiani che viviamo secondo la nostra fede, e questo si deve alle nostre malattie. Guariscici, oh Signore, guarisci la nostra fede. Signore, aveva detto poco fa una parola, adesso ce ne dice un'altra. Aderite a me perché io sono la vita. Ma poco fa il Signore diceva, di a questo popolo, se credeste ancora un pochettino di più, se vi amareste un poco di più, se pregaste un poco di più insieme, otterreste tanti prodigi. E allora il Signore ci chiede qualche cosa in più. Credere un poco di più. Amarci un poco di più. E pregare insieme un poco di più. Questo soltanto ci chiede il Signore. E il Signore non mancherà di parola. Ma per credere abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Padre del Cielo, ti chiediamo, mandaci il tuo Spirito. Sappiamo che da noi non possiamo nulla, ma il tuo Spirito può piegare la nostra volontà, può illuminare la nostra mente, può darci il dono della fede, può aumentare la fede. O Spirito Santo di Dio,
scende su di noi, il tuo Gesù soffia il tuo spirito dentro di noi, perché noi crediamo e credendo otteniamo. E lo spirito è sceso su di loro e cantavano, lodavano Dio. Lo spirito è sceso su di loro. O Signore, il tuo spirito è sceso su di noi. E adesso, Signore, il tuo spirito opera dentro di noi, opera nel nostro cuore, opera nella nostra vita, opera nel nostro corpo, opera lo spirito di Dio. Noi crediamo che tu opererai. Grazie, Signore Gesù. Ecco, dopo questa professione di fede, dopo questa richiesta di fede, possiamo sperare che la guarigione di Dio, perché Dio è di parola, scenderà su di noi. Non sappiamo quale sfera prenderà, però non può la parola di Dio andare a vuoto. Il Signore mantiene la parola e la guarigione oggi è scesa in questa sala, è scesa in mezzo a noi. Alleluia. Vuota, Signore, adesso noi proclamiamo la tua gloria. Se c'è qualcuno che voglia ancora benedire il Signore per qualche grazia ricevuta, lo faccia volentieri, e poi supplicheremo il Signore per tutte quelle persone che si raccomandano alla preghiera di questa comunità.